ragazze, allora finalmente nuovo Nicole risponde. Mi avete chiesto in tantissimissime di filmare questo video perché avete tantissimissime domande e in più mi avete detto che vi mancano i miei video chiacchiericci. Quindi eccole qua, uno subito per voi, ho qua sul mio cellulare tutte le vostre domande eccetera, che veramente tra Instagram e Facebook ragazze sono migliaia, quindi non riuscirò naturalmente a rispondere ad ognuna di voi, mi dispiace veramente, so che magari alcune ci rimangono male, però cerco di raggruppare comunque le domande più gettonate, diciamo così. Allora, prima domanda. Maria Francesca mi chiede: ciao Nicole, la mia domanda è molto semplice. Da quando hai iniziato ad essere nota su YouTube, le persone ti hanno trattato in modo diverso o qualcuno è diventato tuo amico solo per succhiare la tua fama? Nicole, ti adoro, sei sempre stata lì per me quando avevo bisogno, quando ero triste i tuoi video mi hanno fatto tornare il sorriso e non è poco, è vero, è molto. Ti prego non smettere mai di fare quello che fai, continua ad essere te stessa nonostante tutto, perché è così che ci piaci. Che carina Francesca, oddio, vorrei abbracciarti. Allora sì, si è firmata Francesca, anche se il nome era Maria Francesca. Vorrei abbracciarti, mamma mia. Quando mi scrivete questi commenti è difficile stare lontane da voi, perché vorrei proprio avervi qua. Allora, devo dirti che sì, mi capita di notare atteggiamenti diversi che naturalmente quando avevo appena aperto il canale non vedevo. Adesso che sono molto seguita, mi capita in certi frangenti, in certi ambienti, di vedere una differenza di atteggiamento, però naturalmente sta a me poi giudicare quali sono le persone che magari sono genuinamente interessate a me e quali invece sono le persone che magari possono essere interessate più che altro a quello che faccio, che può essere anche naturale alla fine, però naturalmente cerco sempre, mi fido sempre di più dei miei amici di sempre, che cioè, perché per loro naturalmente non è cambiato assolutamente nulla. Poi Caterina mi chiede: ti volevo chiedere in quanto tempo sei riuscita a parlare bene l'inglese, ti adoro, sei fantastica, saluta Gatto Denver. Grazie Caterina. Allora, in realtà sono un po' autodidatta io in inglese, perché già dalle medie mi traducevo da sola con il dizionario, pensate che all'epoca non c'era Google Translate, mi traducevo da sola tipo tutte le canzoni che mi piacevano con il dizionario, quindi l'ho imparato praticamente da sola l'inglese. Quando ho imparato a parlarlo in modo fluente, così come lo parlo oggi, all'università, sinceramente, quando ho fatto i 3 esami di inglese all'università di lingue, naturalmente al terzo anno già lo parlavo in modo sciolto eccetera, e l'ho approfondito, diciamo così, poi quando mi sono trasferita qui ad Amsterdam, perché qui parlo inglese quotidianamente praticamente, quindi sì, adesso mi viene naturale e anzi mi sembra strano quando torno in Italia e devo switchare a parlare in italiano, stranissima questa cosa, ma è così. Poi Charlie mi chiede: cosa ne pensi dei matrimoni gay e delle adozioni? Qui si va sul sociale. Allora, che cosa ne penso? Penso che sono assolutamente favorevole sia ad una sia all'una che all'altra cosa. Per me l'amore è amore e dovrebbe essere così per tutti sinceramente, e quindi sono assolutamente favorevole. Poi arriviamo alla domanda più gettonata di tutte, penso veramente, perché tipo l'80% delle domande che mi avete fatto erano soltanto questa praticamente, cioè in tantissime me l'avete fatta ma una era, e ho scelto quella di Chiara che mi chiede: ciao Nicole, ti seguo sempre, guardo sempre i tuoi video, sei la mia youtuber preferita in assoluto, volevo chiederti: ma pensi ancora all'idea di trasferirti a Los Angeles come avevi detto in un tuo vlog, o rimani ad Amsterdam, e adesso come farai con la casa nuova e il gatto Denver e gatta Stellina, dove andranno? Mi potresti salutare nel video, ti adoro, ti voglio il mondo di bene, ciao Chiara, ti ho salutato. Allora, iniziamo, perché mi hai fatto 500 miliardi di domande. Allora, penso ancora di trasferirmi a Los Angeles, sì, ci devo tornare per lavoro il 5 di ottobre, quindi tra meno di 2 mesi, e voglio vederla ancora un pochino, voglio farmi un'idea, perché sì, c'è questo pallino, c'è quest'idea che mi sta girando in mente da quando ci sono stata, e mi piace molto come città, è vivibile, mi piace molto di più rispetto a New York. Ho già amici lì, quindi, anche perché il mio agente vive lì adesso, quindi diciamo che non lo so, sto ancora pensando, sto considerando l'idea, e sarebbe un passo gigantissimissimo.
è un pochino complicato, quindi ci devo pensare bene. E poi rimani ad Amsterdam, per adesso rimango ad Amsterdam, poi vediamo. E adesso come farai con la casa nuova? Come farò con la casa nuova? Questa casa è a nome mio e quindi ci abito io e amo la mia casetta nuova. E il gatto Denver e gatta Stellina dove andranno? Da nessuna parte non andranno gatto Denver e gatta Stellina, sono qui con me, sempre in questa casa, amo i miei gatti, non potrei mai separarmi dai miei gatti e quindi sono qua. In questo momento non ve li posso far vedere perché stanno sonnecchiando due piani più in giù e quindi non li voglio disturbare, ma sono qua, ve lo garantisco, ve li farò vedere anche nei prossimi video, così siete certe. E poi Fabiana mi chiede, sei bellissima, sempre più brava, grazie, volevo domandarti se tu potessi ascoltare una canzone, una sola canzone per tutta la vita, quale sarebbe? Grazie mille se, se risponderai, diciamo che me la pongo spesso ma non riesco mai a rispondere, un bacio. Allora, in realtà è veramente difficilissimissimo, perché sono tante le canzoni che ascolto a rotazione praticamente, poi va un po' a periodi, però diciamo che se dovessi proprio scegliere la canzone più bella secondo me è Imagine di John Lennon, sia la musica che il testo soprattutto, secondo me sì, Imagine di John Lennon. Elisa mi chiede, ciao Nicole, mi sapresti consigliare la miglior palette dai colori nude opachi che conosci? Grazie, ti voglio bene, un bacione. Allora Elisa, potresti provare con la Naked Basics di Urban Decay che ha mi sembra 6 colori, sono tutti opachi, molto naturali, oppure c'è la Nude Matte Too Faced che ho usato anche oggi tra l'altro per il colore che ho messo nella piega e anche quella è molto 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 bella, poi naturalmente dipende un po' dalle colorazioni che più ti piacciono eccetera, però queste due sono tra le mie preferite in assoluto, quindi te le consiglio entrambe. Monica mi scrive, ciao Nicole, la mia domanda nasce da ciò che sto vivendo ultimamente, siccome sei un'ispirazione potrei trovare aiuto nella tua risposta, lo spero. Hai raggiunto tantissimi obiettivi nella vita, ma c'è mai stato un momento in cui hai pensato no, non ce la faccio, mollo tutto? Se sì, come l'hai superato? Spero noterai la mia domanda, ti seguo sempre, ti ammiro davvero, un bacione a te Monica, mua, che bello, vorrei proprio avervi qua, mamma mia. Allora, spero davvero che la mia risposta possa aiutarti. Allora, se è così che ti senti, cioè non ce la fai più, vuoi mollare tutto, pensa un attimino a te stessa, a quello che ti rende felice e fai quello, nel senso senza pensare troppo agli altri, a passato, futuro, non lo so. Io solitamente faccio così, cerco di concentrarmi sul momento presente e cerco di pensare un pochino a me stessa e vedere quello che mi rende felice. Ho pensato sì, non ce la faccio più, mollo tutto con il mio canale tempo fa, ma ero veramente agli inizi, però poi non l'ho fatto perché non mi piace lasciare le cose a metà, nel senso se inizio qualcosa voglio portarla avanti se mi rende davvero felice. E quindi io quello che ti consiglio è appunto di non farti troppi problemi e se una cosa non ti rende felice lascia stare indipendentemente da tutto, te lo dico io, fidati, se una cosa non ti rende felice lascia stare e prosegui per il tuo cammino e fai quello che ti rende veramente felice. Poi Sere mi chiede, ciao Nicole, non so perché ma mi ricordi tantissimo Trilli, haha. Forse perché hai detto che ti piacciono le fate o perché sei dolce come lei, oddio che carina, quindi ho pensato di chiederti qual è il tuo film della Disney preferito, un abbraccio a te e gattoni, ti seguo sempre. Allora, sai che è difficilissimo perché tipo li conosco tutti a memoria, mi piace un sacco La spada nella roccia, cioè Merlino e Anacleto sono qualcosa di fenomenale. Poi mi piace molto, vabbè, La bella addormentata nel bosco, bellissima, le fatine della Bella addormentata nel bosco sono eccezionali. E poi un altro film che se non sbaglio è proprio della Disney, che mi piaceva tantissimo da bambina, tanto che lo so a memoria, era non Il mago di Oz, il primo, quello vecchissimo, ma l'altro fatto dalla Disney, mi sembra che si chiamasse Ritorno ad Oz, e c'era Dorothy, poi c'era TikTok, questo personaggio fatto tutto di metallo. Era fenomenale quel film, io lo amavo, vi giuro, quindi penso, forse questo proprio, forse Nel fantastico mondo di Oz, credo si chiamasse, una cosa così. Se conoscete quel film vi prego commentate, perché non so se è tanto tanto famoso, ma vi giuro, io lo amavo. E poi, una cosa di quel film che mi è rimasta impressa, credo che mi abbia fatto venire il trauma, veramente, c'era questa strega cattiva che si cambiava le teste ogni giorno ed aveva questo, una specie di cabina armadio, però solo per teste diverse, e ogni giorno si cambiava la testa, era veramente terribile. Credo di aver avuto incubi tipo per tutta la mia infanzia, però mi piaceva un sacco.
sacco sto film. Poi, vabbè, questa non è una domanda, ma è una scenetta troppo troppo carina che vi metterò magari la fotina in sovrimpressione così vedete, perché mi ha fatto sorridere un sacco e quindi me la sono salvata. E c'è Luigi Bruno, un signore, che scrive: io porterei della cipria necessaria per fissare il fondotinta, quindi il fondotinta ed un pennello, possibilmente ampio, che non c'entra niente, perché non è una domanda. E poi la cosa che mi è piaciuta di più è sua figlia che viene e commenta: papà, hai ricommentato, ma questa volta proprio tra i commenti, ahaha. E poi ci ha messo il cuoricino, non lo so, mi è piaciuta un sacco questa cosa, questo affetto papà figlia, non lo so, mi è piaciuto. E quindi poi mi sono messa a sorridere perché il papà sbaglia, i miei genitori pure sono così, cioè non ci capiscono tantissimo. Vabbè, torniamo alle domande. Poi Francesca mi chiede: gusto macaron preferito, dolce italiano che ti piace di più, golosi saluti e gatto Denver e gatta Stellina. Ciao gatto Denver e gatta Stellina, che non vengono naturalmente perché qui su in terzo piano fa caldissimo, giù si sta molto meglio, infatti sto, cioè non respiro ancora un po'. Allora, gusto macaron preferito, vaniglia, classico ma buonissimo. Dolce italiano che ti piace di più, difficile, forse il tiramisù, però ad essere sincera, quando mangio il tiramisù mangio solo la parte del mascarpone, poi quando arrivo ai savoiardi inzuppati nel caffè schippo perché non mi piace il caffè. L'unico modo per farmi mangiare anche i savoiardi del tiramisù è inzupparli nel latte oppure nel cacao, allora in quel caso li mangio. Sì, lo so, son messa male. Poi Elena mi chiede: hai mai avuto un motorino quando eri ragazza? No, non mi piacevano i motorini, ho sempre avuto un po' paura delle due ruote, non so perché, non mi sono mai piaciute le due ruote. E anche se ho una mamma che è una vespista incallita, io detesto andare sulle due ruote. Cosa che detesto ancora di più è farmi i capelli per delle ore, non come oggi che non ho fatto niente, però a volte mi sistemo i capelli e la cosa che non sopporto è mettermi il casco e dopo 2 secondi avere i capelli completamente rovinati, anche perché io già non ho volume di mio, se mi metto il casco è la fine. No, non ho mai avuto il motorino, quello che mi interessava era avere la patente e poi fregare la macchina ai miei, cosa che poi ho fatto subito. Poi Anna, non so pronunciare bene il tuo nome, scusami, con 2 A, mi scrive: come ti sei sentita quando hai visto che la gente cominciava a seguirti e ad amarti? Baci, sei splendida, continua così, ti voglio bene, amore, che carina. Allora, come mi sono sentita? Non me l'aspettavo inizialmente, non mi sarei mai aspettato tutto quello che mi è capitato, quindi io ho iniziato così per gioco, per divertirmi, quindi ci sono rimasta, devo dire, inizialmente proprio... ci sono rimasta. Quando le persone hanno iniziato a riconoscermi per la strada, le aziende mi proponevano lavori, non ci potevo credere, nel senso che ancora adesso a volte, quando mi riconoscono per la strada, ho un momento di... non imbarazzo, un momento di incredulità che dura tipo mezzo secondo, poi mi ricordo, ah sì, faccio video su YouTube, eccetera, però ho sempre questo mezzo secondo di... non ci posso credere, ma è bellissimo. Poi ogni volta che torno in Italia è fantastico perché mi fermate in tantissime e vi prego, continuate a farlo perché a me fa super super piacere. Quando mi scrivete t'ho vista ma mi vergognavo a fermarti, mi dispiace talmente tanto perché penso, cavolo, magari, non lo so, non sorridevo in quei momenti, allora potevo dar potevo dar l'idea, non lo so, non voglio scoraggiarvi, quindi vi prego, se mi vedete venite a salutarmi perché mi fa un piacere che non avete idea, anche se c'è qualcuno con me, vi prego, venite. Poi Franci mi chiede: ciao Nicole, volevo chiederti come la prendi per tutti i commenti che ti arrivano sulla rottura con Neil, sei infastidita, un bacio, ti adoro. Allora Franci, no, in realtà me l'aspettavo, perché poi se fai video su YouTube per 5 anni come me, tu ogni volta già sai anticipare quello che succederà e quindi già prima di darvi l'annuncio io sapevo benissimo che sarebbe stato così, quindi no, non sono per niente infastidita, anche perché è stata una mia scelta di condividere la mia vita con voi e quindi è anche normale essere curiosi. Certo, alcuni esagerano veramente perché ho visto scritte delle cose che vi giuro, cioè non so chi si può inventare questo genere di cose, però ne ho viste di tutti i colori, però quindi sì, alcune volte si esagera eccetera, però no, non mi dà fastidio, me l'aspettavo, va benissimo così, è quello che alla fine desideravo quando ho iniziato a fare video su YouTube, quindi non mi lamento per niente e no, non mi dà fastidio per niente. Becky mi chiede: ciao Nicole, un metodo per non far sbavare il kajal sotto l'occhio e un metodo per scegliere la giusta tonalità di rossetto in base alla propria carnagione? Allora, per il rossetto non ti resta che provare veramente, magari se sei troppo chiara evita di mettere un rossetto, non lo so, viola fluo, ma anche no, cioè a me alla fine piace anche quello volendo, quindi
Dipende dai gusti tuoi. Rossetti dipende, secondo me dipende molto molto dai gusti. Più che altro cerca di bilanciare il trucco occhi con quello labbra, quindi se usi degli ombretti con dei colori caldi, magari usa un colore caldo anche sulle labbra, poi se usi colori freddi usa un colore freddo anche sulle labbra. Questo secondo me è più importante. Un metodo per non far sbavare il kajal sotto l'occhio: puoi picchiettarci sopra dell'ombretto dello stesso colore, così lo fissi, oppure puoi provare con un kajal, una matita waterproof. Se non è waterproof e vedi che ti sbava molto, passa sinceramente ad un prodotto waterproof. Poi Rebecca mi chiede: quale posto al mondo vorresti visitare più di tutti e perché? Guarda, ne ho talmente tanti sulla lista ed ognuno per un motivo diverso, e mi piacerebbe molto moltissimo visitare l'Egitto, vedere le piramidi, la Sfinge, questo già ve l'avevo detto. Poi mi piacerebbe moltissimo andare a Miami, perché ho sentito che è molto molto carina, le spiagge sono molto molto belle, la vita notturna è merita. E poi mi piacerebbe visitare il Giappone prima o poi, anche se non ho mai avuto questo pallino, però ultimamente mi sta interessando. E niente ragazze e ragazzi, spero di aver risposto veramente alle vostre domande, alle vostre curiosità. Qualsiasi altra cosa scrivetemi nei commenti se avete richieste per i prossimi video, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro devo filmare anche i preferiti dell'estate, che ne ho tantissimi tantissimi da farvi vedere. Quindi ragazze, un bacio gigantesco e alla prossima, ciao!